La volta scorsa abbiamo classificato le singolarità isolate e abbiamo studiato più approfonditamente le singolarità eliminabili. È un po' quasi come dietro i poli. A chiusura in C aperto. F è una funzione di A in C analitica e Z è 0, un punto appartenente a C meno A. Z da 0 appartenente a C meno A un polo di ordine n maggiore o uguale di 1 per n. Allora, il limite di f di z per z che tende a z0, quindi per z tende a z f di z per z meno z0 alla k, facciamo così, sia allora sia k appartenente ad n e k maggiore di n implica che il limite di f di z per z meno z0 alla k per z che tende a z0 è uguale a 0. Se k appartiene a n0, cioè compreso questa n uguale a 0 k, e k è minore di n, allora il limite di f di z per z meno z0 alla k per z che tende a z0 è uguale a infinito. In particolare, il limite di f di z per z che tende a z0 è uguale. Ragazzi, sia A un aperto, F è una funzione definita in A analitica e Z da 0 appartenente a C meno A un polo di ordine n per F. Ricordate cosa vuol dire che Z da 0 è un polo di ordine n? Quindi è una singolarità isolata per F. E inoltre cosa vuol dire che è un polo di ordine n? Che esiste il limite di f di z per z meno z0 alla n per z che tende a z0. Esiste questo limite in C, questo è un numero complesso che appartiene a C ma è diverso da 0. Ti dico un po' l'ordine n: se il limite f di z per z meno z0 alla n per z che tende a z0 è un numero complesso diverso da 0. Allora, sia z0 un polo di ordine n. Allora, cosa si ha? Se voi moltiplicate f di z per z meno z0 alla n, vedete che il limite è uguale a lambda diverso da 0. Cosa accade se voi moltiplicate f di z per z meno z0 alla k, dove k è un numero naturale maggiore di n?
il limite fa 0. Invece se moltiplicate per z meno delta 0 la k con k minore di n, e quindi k può assumere anche il valore 0, questo limite vale infinito. In particolare se prendete k uguale a 0, cosa ottenete? Ottenete giusto 0 meno z da 0 alla 0 e 1, ottenete f di limite f di z per 0 che tende a z da 0 è uguale a infinito. D'accordo? Per dimostrare questo risultato che è immediato, voglio giusto osservare una cosa, che l'ordine del polo è univocamente questa proposizione ci assicura che l'ordine del polo è univocamente determinato, cioè se z0 è un polo di ordine n per f, non può essere anche polo di ordine m con m diverso da n. Perché? Perché se vi prendete un numero naturale maggiore di n, un numero k maggiore di n, moltiplicate f di z per z meno z da 0 alla k, d'accordo? E fate dire z tende a 0 a 0. Questo limite, se k è diverso da n, o vale 0 o vale più infinito, non vale un numero complesso diverso da 0. D'accordo? Quindi l'ordine è univocamente determinato. La seconda si mostra questa è una situazione immediata. Dimostrazione, facciamo questo fatto qui prima. Abbiamo che k appartiene ad n e k è maggiore di n. Questo fatto è che il limite di f di z per z meno z0 alla k per z che tende a z0, questo è il limite per z che tende a z0 di f di z per z meno z0 alla n per z meno z0 alla n alla k di n. D'accordo? Allora quando z tende z0 f di z per z meno z0 alla n, a cosa tende? Al numero complesso lambda diverso da 0. Z meno z da 0 alla k meno n, essendo k meno n maggiore di 0 tende a 0, quindi il limite che dà una lambda per 0 è uguale a 0. D'accordo? E questo tende a lambda. Tende a lambda. Quindi abbiamo k appartenente ad n, che ad n0 è k minore di n. Questo fatto è il limite per z che tende a z da 0 di f di z per z meno z da 0 alla k. Come prima lo scrivo un limite per z che tende a z da 0 di f di z per z meno z da 0 alla n e 1 fratto z meno z da 0 alla n meno k. Uso la stessa composizione di prima, invece di scrivere z meno z da 0 alla n meno alla k meno n, lo scrivo come 1 fratto z meno z da 0 alla n meno k. D'accordo? F di z per z meno z da 0 alla n, questo tende a lambda e diverso da 0. 1 fratto z meno z da 0 alla n meno k, essendo k più piccolo di n, n meno k è positivo, d'accordo? O al più può essere uguale a 0 se k è positivo, questo qui, d'accordo? Positivo, quindi questo tende a infinito. 1 fratto z meno z da 0 alla n meno k, e quindi è uguale. Ragazzi, in caso particolare prendete k uguale a 0, cosa ottenete? Ottenete il limite di f di 0 per 0 che tende a 0 a 0 è uguale a infinito. Posso? Cancellare?
Ragazzi, quindi come conseguenza di questo risultato abbiamo osservare l'ordine di un polo e rinnovamente determinato. Facciamo questa osservazione. Siano A inclusi in C una vertice. F di A in C una funzione analitica e Z0 appartenente a C meno A una singolarità isolata. Se non esiste il limite di f di z per z che tende a z a 0, allora z a 0 è una singolarità essenziale. Perché ragazzi è una essenziale? Perché se fosse una singolarità eliminabile, abbiamo visto ieri che esisterebbe il limite di f di z per z che tende a z a 0, questo deve essere un numero complesso. Se fosse un polo di ordine, se fosse un polo, il limite di f di z per z che tende a z 0 è, per adesso, infinito. D'accordo? Quindi, se non esiste, l'unico caso che rimane, per esclusione della singolarità, è essenziale. D'accordo? Solo che esempio. Cancellare questa. Singolarità è l'origine. Cosa abbiamo? Che per ogni z appartenente a C star, se ogni z come si
su z su z, come lo posso scrivere? Come 1 su z, facciamo lo sviluppo del seno. Lo dai che lo sviluppo del seno, eh? Sommatore, sempre che va da 0 infinito meno 1 alla n z alla 2 più 1 fratto 2 più 1 fattoriale che è uguale a sommatore su n che vale tra 0 e infinito di meno 1 alla n per z alla 2n fratto 2 più 1. Trovate? Ho semplificato z questo. Considerate questa serie, ragazzi, quindi per ogni z appartenente a C star, il seno di z fratto z è uguale alla somma di questa serie. Considerate questa serie. Il sommatore su n tra 0 e infinito di meno 1 alla n per z alla 2n fratto 2n più 1. Quanta è il raggio convergente di questa serie? Questa è la serie di punti iniziale, l'origine. Quanto è il raggio convergente di questa serie? Qua sta scritto che la serie converge per ogni z appartenente a C star. Cioè per ogni z appartenente a c meno origine questa serie converge e converge al seno di z su z. Ma in particolare voi sapete che qualsiasi serie converge nel suo punto iniziale. D'accordo? Quindi anche questa serie in particolare convergerà oltre che in c star anche nel suo punto iniziale. Quindi l'arco convergente di questa serie è più infinito. Quindi potete pensare alla funzione. Quindi questa serie ha raggio di convergenza più infinito. Quindi la sua somma è definita su tutto il campo complesso. Ma voi cosa sapete? Che la somma di una serie di potenze com'è? Una funzione analitica, abbiamo visto, anzi la funzione classici infinito, quindi la serie della funzione g dalle b al z appartenente a c associa sommatore su n che vale tra 0 e più infinito di meno 1 alla n per z alla 2n fratto 2n più 1 fatto là. Questa funzione è una funzione definita su tutto il campo complesso analitica. Abbiamo già dimostrato che le serie convergenti, che le serie di potenze sono analitiche all'interno del cerchio di convergenza. D'accordo? Quindi è la funzione analitica. Divide tutto il piano complesso, quindi è finita pure il punto 0. E se vedo la restrizione di g a c star è uguale a seno di 0 su z. E quindi questa è analitica su c e g di z è uguale a seno di 0 su z per ogni z appartenente a c star. Quindi avete trovato un prolungamento analitico su tutto C, quindi prolungamento analitico pure nello 0, della funzione seno di z su 0, che è la funzione G. E questa è analitica su tutto C. E nel punto è in C sta la coincide col seno di z su 0. Ragazzi, quanto è il limite di seno di z su z per z che tende a 0? Quanto è uguale? Al limite di c di z per z che tende a 0. Che questa serie di potenze, ragazzi? Se prendete il primo termine n uguale a 0 meno 1, prendete n uguale a 1 viene meno
Theta al quadrato fratto 3 fattoriale. Prendete n uguale a 2, viene più z alla quarta più di root. E qual è la somma di questa serie quando z è uguale a 0? È 1. Quindi, in conclusione, abbiamo che z è 0 è una singolarità, che z è una singolarità eliminabile, d'accordo? Ragazzi, questo risultato lo potete pure dedurre immediatamente. Abbiamo visto ieri che z è 0 è una singolarità eliminabile se soltanto se esiste il limite di f di z per z che tende a 0 a 0 e questo è un numero complesso. D'accordo? Ma qua il limite per z che tende a 0 di sia di 0. Ragazzi, il teorema dell'Hôpital continua a valere. Questo quando z è da 0 ha una forma 0 su 0. Quindi la lettera dell'Hôpital. Quindi questo è uguale. Dopo lo si fa, lo faccio vedere dopo. È immediato. La grande seno è il coseno di z, la grande z è 1 per z, che per z è 0, è uguale a 1. Quindi la funzione seno di z su z, ammette linee per z che tende a 0, che è un numero complesso, e quindi in virtù della proposizione di ieri z 0 è una singolarità eliminabile e chi è il suo prolungamento? La funzione che su c sta vale seno di z su 0 e in 0 vale il limite vale 1. Molto più veloce per vedere, però per fare questo è da prima il teorema dell'Hôpital, dopo, ma dopo ve lo dimostro un attimo, d'accordo? Posso cancellare? Ammette due singolarità isolate, abbiamo visto ieri, che sono più o meno i. Vuol dire che tipo di singolarità sono? Ragazzi, quando z tende a più o meno i, questo tende a infinito, quindi sicuramente non può essere una singolarità eliminabile. D'accordo? Allora, 1 fratto zeta quadro più 1, quindi scrivo con 1 fratto zeta più i per z meno i. D'accordo? Allora vediamo un po', ragazzi, se è un polo e che tipo, che ordine deve avere. Per essere un polo devo dire cosa succede, vediamo cosa succede al punto i. Quest'anno cosa succede al punto i. Se io ho un polo di ordine n, cosa vuol dire? Che devo utilizzare la funzione per z meno i alla n e il limite deve essere un numero complesso diverso da 0 per definizione di polo. D'accordo? Vediamo un po' se riusciamo a trovare. Guardate, cosa devo fare? Devo moltiplicare quindi
1 fratto z qui z meno i per z meno i alla n, d'accordo? Quindi chiamo la mia funzione per z meno i alla n. E come devo scegliere n? Qual deve essere n? Se in modo tale che lì tutto questo deve essere un numero complesso diverso da 0. Voi come pensate di scegliere n? Guardate i valori, ragazzi. Prendi, se prendi n uguale a 0, quindi lì quando fa per z tende a i di questa, prendi z, n uguale a 0, questo è sparito, questo è 1, d'accordo? Infinito. Cioè questa roba qui per z che tende a i tende a infinito, e noi invece dobbiamo essere un limite, se è un numero complesso diverso da 0, e quindi non, infine non va bene, uguale a 1 viene 1 su 2 i, infatti se prendiamo n uguale a 1, d'accordo? Vediamo qua, qui questi e questi spariscono. E quando faccio il limite per z che tende a i, cosa viene? 1 su 2i. D'accordo? E questo assicura che è un polo di ordine 1. Ragazzi, meno i, che cos'è meno i? Per cosa devo moltiplicare io, ragazzi? Devo moltiplicare per z meno z0. In questo caso z0 chi è? Meno i. Quindi questa risposta succede meno i. Non c'è più meno i. Devo moltiplicare per z meno z0, quindi devo moltiplicare per z più i. Devo fare il limite di tutto questo per i che tende, per z che tende a meno i. D'accordo? E voglio che il limite sia un numero complesso diverso da 0. Poi devo scegliere n. Di questa funzione sempre i e meno i. Vediamo il punto i se è un polo. Cosa devo fare? Cosa c'è più qui? 1 fratto z meno i al quadrato per z più i al cubo. Per vedere se è un polo devo moltiplicare tutto per che cosa? Per z meno z0, quindi per z meno, poi vediamo cosa succede il punto i, quindi per z meno alla n. Devo trovare, devo individuare n tale che il limite per z tende a i di questa funzione sia un numero complesso diverso da 0. Cosa mettereste là come n? 2. Se prendete n uguale 2 e fate il limite per z che tende a i, questo e questo se ne va, quindi 1 fratto 2i al punto. D'accordo? Quindi avete che i è un polo di ordine 2. Cosa fa invece il punto meno i? Devo moltiplicare per z meno z0, quindi devo moltiplicare per z
più i, perché il mio punto adesso di partenza è meno i. Alla n. Come devo scegliere, come sarà n affinché questo limite sia numero complesso, diverso da 0? 3. Se prendo n uguale 3, faccio il limite per 0 che tende a meno i viene 1 fratto meno 2i al quadrato, che è diverso da 0. E quindi avete che meno i è un polo di ordine 3. D'accordo? F appartenente a ci sta la sosta elevata a 1 su z. Abbiamo visto ieri che 0 è una singolarità isolata per questa funzione. L'obiettivo di singolarità è 0. Guardate, calcoliamo il limite per z che tende a 0 di elevato a 1 su z. Per esempio, calcoliamoci il limite mettendoci z sull'asse x, sul semiasse x positivo, facendo vedere z che tende a 0 da destra. D'accordo? Cosa ottengo? Che il limite di e alla 1 su x per x che tende a 0 più. Che cosa è uguale a questo? Quindi mettendo z qua sotto, no? E faccio tendere z a 0 muovendomi sull'asse x da destra verso 0. Quando x tende a 0 più 1 su x tende a più infinito, e alla e alla 1 su x tende a infinito. Guardate. C'è la stessa cosa, facendo tendere z sull'asse i, da s sul semiasse negativo, faccio tendere a 0 da sinistra. Quindi il limite per x che tende a 0 meno di elevato a 1 su x. Quando x tende a 0 meno, 1 su x tende a meno infinito. E alla 1 su x tende a 0. Quindi ragazzi, cosa ho fatto? Queste due cose ci assicurano che non esiste il limite di e alla 1 su 0 per z che tende a 0. Che se esistesse, dovrebbe essere lo stesso in qualsiasi direzione. D'accordo? Quindi, in virtù dell'osservazione precedente, 0 non è né una singolarità né una singolarità eliminabile, altrimenti il limite, che se fosse eliminabile, il limite sarebbe un numero complesso. Non è un polo, perché se fosse un polo, il limite sarebbe infinito, e quindi per esclusione, z uguale a 0
è una singolarità essenziale per e alla 1 su z. Quindi abbiamo fatto tre esempi. La semplice singolarità eliminabile, la semplice dipolo, per esempio singolarità essenziale. Ragazzi, vado a fare questo esercizio. Z da 0. Allora, z0 è un polo di ordine n per l'inversa per 1 su f di z. Semplice per capire che tipo di singolarità è z0, vedendo lo sviluppo di Laurent della funzione all'intorno del punto z0, precisamente. Allora,
Theta 0 è una singolarità eliminabile se e solo se C con K è uguale a 0 per ogni K minore di 0. Z a 0 è un polo di ordine n se solo se C meno n è diverso da 0 e Ck è uguale a 0 per ogni k minore di meno n. Z a 0 è una singolarità essenziale se e solo se Ck è diverso da 0 per infiniti k minore di 0. Copiate. A è un aperto, F è una funzione di A in C analitica e Z a 0 appartenente a C meno A è una singolarità isolata per F. Poiché F è analitica in A e Z a 0 è una singolarità isolata, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che esiste un disco dicendo Z a 0 e il raggio R tale che per ogni z appartenente a questo disco, escluso il punto z a 0, la funzione è analitica. D'accordo? Quindi questo è questo punto A, questo è il punto z a 0. Trovate un disco di centro z a 0, trovate nel che esiste L maggiore di 0, tale che il disco di centro z a 0 e raggio r privato dell'origine, tra l'altro questo stare cosa denotiamo le z appartenenti a c, tale che la distanza tra z e z a 0 è minore di r ma strettamente maggiore di 0, quindi tale che il disco privato dell'origine è incluso in A. Cioè cosa vuol dire? Che la funzione analitica ogni punto di questo disco è escluso il punto z a 0, la funzione è definita. Allora, questa è cos'è? Questa è una corona circolare di centro z a 0, dove la funzione è analitica. Quindi potete fare uno sviluppo di Lorentz in questo cerchio, sia F sia questo suo sviluppo di Lorentz. Ragazzi, cosa vuol dire che F è somma di questo sviluppo di Lorentz? Che ci sono due segni. In questo posto si stanno dando due segni. Stiamo dicendo che f di z è la somma dei limiti di queste due sedi.
raccogli a 2 serie abbiamo c con 0 più c con 1 per z meno z0 più c con 2 per z meno z0 più con il g. Poi abbiamo la seconda serie c meno 1 fratto z meno z0 c meno 2 fratto z meno z0 ancora più c meno z fratto z meno z0 più tutti. Cosa vuol dire che f di z è la somma di questa serie? Vuol dire che questa è una serie di potenze converge il punto z, questa è una serie di funzioni, facendo la sostituzione 1 fratto z meno z0 riconducendo una serie di potenze converge il punto z ed f di z è somma di queste due serie, d'accordo? Abbiamo già visto questo fatto. Cosa vuol dire che f di due parti in serie di Laurent? Cosa dice questo teorema? Ragazzi, questa prima serie come si chiama? Parte regolare, ricordate? Questa si chiama, la seconda serie, parte caratteristica. Quindi cosa dice questo? Che f di z, che questa serie converge al punto z, però di z è appartenente a questo disco. Questa prima serie converge al punto z, questa seconda serie converge al punto z, fate la somma dei due limiti e ottenete dove? F di z. Guarda, questo abbiamo già visto a suo tempo. Ritorniamo al nostro enunciato. Cosa dice questa posizione? Dice questo, non guardate, tralasciate la parte regolare, non la guardate proprio, dimenticatela la parte regolare. Andate a vedere soltanto la parte singolare. D'accordo? Guardate questa parte qui. Quindi non dovete prendere in considerazione questa parte. Adesso sono la seconda serie, la parte caratteristica o singolare. Allora, cosa dice? Dice z a 0, per una singolarità eliminabile, se soltanto se i ck sono nulli per ogni k negativo. Cioè, se soltanto se c-1, c-1, c-3 sono tutti nulli. Cioè, se soltanto se la parte caratteristica non esiste. D'accordo? Quindi, f di z si riduce soltanto a questa parte regolare. Poi, z a 0 è un polo di ordine n, se soltanto se la parte caratteristica si arresta al termine c meno n fratto z meno z0 alla n, nel senso che questo coefficiente sicuramente è diverso da 0, c meno n è diverso da 0, tutti gli altri ck, il capo più piccolo di meno n sono nulli, cioè c e gli altri, tutti questi altri a destra sono tutti nulli, d'accordo? Questi essendo prima non ci interessa, possono essere uguali a 0, non ci interessa, d'accordo? Quindi questa funzione a più a questo numero di te, cioè c meno 1, c meno 2, c meno 3, c meno n a più quasi a destra, d'accordo? Tutti i termini successivi non ci stanno. Poi z a 0 è un polo. Poi z a 0 è una singolarità essenziale se soltanto se la parte caratteristica ha infiniti termini. Non deve avere tutti quanti, ragazzi, però deve averne infiniti. D'accordo? Quindi, in conclusione, per capire il tipo di singolarità, voi non dovete guardare la parte regolare, non vi interessa la parte regolare. Andate a vedere la parte caratteristica. Tre sono i casi. Se la parte caratteristica non ci sta, allora la singolarità è eliminabile. Se la parte caratteristica ha un numero finito di termini, allora è un polo. E qual è l'ordine del polo? E qual è il coefficiente? E l'ordine è il coefficiente di grado massimo dell'ordine del polo. Se invece la parte caratteristica è finita di termini, la singolarità è essenziale. E queste sono tutte, se e solo se, queste condizioni. Poi faremo gli esercizi, questi si individuano subito
il tipo di singolarità. C'è la stazione. Singolarità eliminabile e faccio vedere che i CK sono uguali a 0 per ogni K minore di 0. Allora facciamo un'indicazione che va dall'alto verso il basso della 1, d'accordo? Cosa avete voi? Che Z0 è una singolarità eliminabile per F. Questo fatto indica, abbiamo visto, che la singolarità eliminabile se soltanto se la funzione F è limitata all'intorno di Z0. Se F mi dà un intorno forato di Z a 0, potete ripetere la dimostrazione che abbiamo fatto per vedere che qui, ricordate? La cosa che abbiamo fatto ieri, se F mi dà un intorno forato di Z a 0, tutti i C meno K, tutti i CK con K negativo sono nulli, l'abbiamo dimostrato ieri proprio. Quindi allora riprendere la dimostrazione, questo fatto indica che C meno K, CK uguale a 0 per ogni K minore di 0. Riprendete la dimostrazione che abbiamo fatto ieri. Questo abbiamo dimostrato che se F è limitato all'intorno tra di 0 a 0, allora tutti CK con K negativo sono nulli. D'accordo? Facciamo nella 1 dimostrazione che vanno al basso verso l'alto. C'è una dimostrazione. Supponete che tutti i CK con K minore di 0 sono nulli. CK uguale a 0 per ogni K minore di 0. Questo fatto indica quindi che F di Z, quando fate lo sviluppo di Laurent di prima, no? Nell'intorno forato del punto Z0, c'è soltanto la parte regolare. F di Z è uguale a sommatore su n che vale tra 0 e infinito, c con n per z meno z 0 n, per ogni z appartenente a p star r z 0. Guarda, questa stessa notazione abbiamo fatto che seno di 0 su z la singolarità eliminabile. Questa è una serie di potenze che converge in b star BL star Z0, ma in particolare converge, però converge anche in Z0, tutta la serie di potenze convergono nel punto di partenza Z0. Quindi questa la somma di questa serie di potenze converge in tutto BL Z0, non solo in B star, in tutto BL Z0, ed è una funzione analitica, perché le somme di serie di potenze sono funzioni analitiche. Quindi insomma, la funzione analitica definita in tutto il cerchio, in tutto il disco di centro Z0 e raggio R analitica, tale che ristretta a B star R 0 è uguale alla F, quindi Z0 è una singolarità eliminabile. Se fa qui F di Z è una singolarità
È chiaro, ragazzi? La stessa, la stessa osservazione abbiamo fatto nel caso di 0 di z su z. Voi avete che f di z, mettetevi sia b star r di z0, un disco di centro z0 raggio r, tale che il disco forato contenuto in R. D'accordo? La F è che questo disco forato è scritto come somma della serie di potenze. Questa serie di potenze, d'altra parte, converge anche nel punto z0. Potete togliere lo stat qui, perché tutte le serie di potenze convergono nel punto iniziale. Quindi, in BRZ0, questa funzione è una funzione analitica. Quindi, la funzione analitica definita intorno al punto z0, compreso il punto z0, che invece su BR star z0 coincide con la F. E quindi F è la prima linea. Posso non ce l'hai? Posso lanciare questo? Proviamo? Secondo. Facciamo una stazione che va dall'alto verso il basso. Supponiamo che z0 è un polo di ordine n. Z0 è un polo di ordine n per f. Cosa vuol dire che z0 è un polo di ordine n? Cioè il limite di f di z per z meno z0 n per z che tende a z0 è uguale a lambda che è numero complesso appartenente a c meno lo 0. La funzione f di z per z meno z0 n converge a un numero complesso lambda diverso da 0. D'accordo? Il fatto che questa funzione f di z per z meno z0 n converga, cosa ci assicura? Che z0 è una singolarità eliminabile per questa funzione. Vi trovate, l'abbiamo visto ieri. Z0 è una singolarità eliminabile per una funzione g, se soltanto se esiste il limite di g di z per z che tende a z0. Applicate questo risultato a questa funzione f di z per z meno z0 l. Questa funzione ammette il limite per z che tende a z0 e quindi z0 è una singolarità eliminabile per questa funzione. D'accordo? Questo fatto indica che z0 è una singolarità eliminabile per z0. D'accordo? No, scusate, per trovare eliminabile per per f di z per z di z0 alla n. D'accordo? In virtù di quanto abbiamo provato ieri. Allora, sfruttare il punto 1. Se z0 è una singolarità eliminabile per questa funzione, allora questa funzione la potete esprimere in serie di Taylor nell'intorno forato di z0. Salvo sviluppo di Laurent di questa funzione intorno a z0, i ck con k negativo sono nulli. D'accordo? In virtù del punto numero 1. Questo fatto indica per 1 c f di z per z meno z0 è uguale a con 0 più a con 1 per z meno z0 più z0 più a con n
0 alla n più a con n più 1 per z meno z0 alla n più 1 più un g più 1. Questo per ogni z appartenere all'intorno curato di z0. Stavo sfruttando il punto 1, z0 è una singolarità eliminabile di questa funzione, quindi questa funzione, prendiamo di c, ragazzi, c con z, c con u, c con u, c con n. Quando ho fatto lo sviluppo di Lorandi, questa funzione intorno forato del punto z0, i coefficienti ck con k negativo sono nulli. Quindi ho fatto io che f di z è uguale a c0 fratto z meno z0 alla n più c1 fratto z meno z0 alla n meno 1 più c0 più c n più 1 per z meno z0 più scudire di un giro per ogni z appartenente al torno curato di z0. Ho diviso ambi i membri per z meno z0 alla n. D'accordo? Allora ragazzi, guardando lo sviluppo adesso di f di z, io lo sviluppo di f di z. Questa questa è la parte regolare. Guardiamoci la parte caratteristica, cosa è uscito fuori? Io arrivo al termine 1 fratto z meno z0 alla n. Gli altri termini a sinistra di questi non ci sono, vedete? E inoltre questo coefficiente, il coefficiente del termine 1 fratto z meno z0 alla n è diverso da 0, perché chi è questo coefficiente? Chi è c0, ragazzi? C0 non è altro che l'altro. Perché allora fate limite qui dentro per 0 che tende a 0 a 0. Cosa ottengo? Quando 0 tende a 0 a 0, tutto questo fa 0, resta soltanto C0. D'altra parte, per 0 che tende a 0 a 0, questo limite è uguale a lambda. Vedete? In questa relazione fate limite per 0 che tende a 0 a 0. Quindi a destra viene C0. Qui viene linea per 0 meno 0 di f di 0 per 0 meno 0 0 non è altro che lambda, quindi c0 è uguale a lambda. Quindi questo coefficiente c0 è uguale a lambda, che per ipotesi è diverso da 0, perché noi stiamo supponendo che c0 è un polo di ordine n e lambda è limite di f di 0 per 0 meno 0 0 alla n. D'accordo? Quindi ho trovato lo sviluppo di f intorno al punto z0. Come ha fatto questo sviluppo? Alla parte regolare, la parte caratteristica arriva al termine 1 fratto z meno z0 alla n e un coefficiente diverso da 0. Tutti i coefficienti a sinistra non ci sono. Poi abbiamo detto qua c meno n è diverso da 0 e ck, insomma, per ogni k meno di n. Quindi ragazzi, queste qua non sono i ck, non sono questi ck qua, sono i ck relativi allo sviluppo di f nel punto z0. D'accordo? Allora se questo conviene fare così, però non fare il confuso. Questi qua li chiamiamoli A con Z, chiamiamoli A con Z. A con 1, A con 2, questa cosa, A con N, A con N meno 1, dimmi questo sarà. A con Z, A con 1, A con N, A con N più 1. Il vostro C meno N, che sta anche con varie enunciate, il termine A con 0. Devo fare l'altra implicazione, posso lanciare questo, ragazzi?
copiato. L'implicazione che va dal basso verso l'alto. Quindi supponiamo che c-n sia diverso da 0 e ck sia uguale a 0 per un k minore di meno n. Quindi avete che f di z sarà uguale a c-n tratto z meno z0 più c meno 1 z n. C1 fatto z meno z0 più cz più c1 per z meno z0 più z1. Questi per ogni serie appartenenti al ritorno forato del punto z0. Questa è la vostra ipotesi. Fate lo sviluppo di Laurent di f in un intorno forato di z0 e la parte caratteristica si arresta al termine c meno n fratto z meno z0 alla n con c meno n diverso da 0. Questo fatto è moltipliamo ambi i membri per z meno z0 alla n, cosa otteniamo? F di z per z meno z0 alla n è uguale a c meno n più, cioè il termine c meno 1 per z meno z0 alla n meno 1 più c0 per z meno z0 alla n più c meno 1 per ogni z appartenente a b da n z0. Cos'altro implica? Se faccio il limite di f di z per z meno z a 0 per il limite per z che tende a z a 0 di f di z per z meno z a 0 a n, che limite? Tutti i termini spariscono, resta soltanto il termine c meno n. Che fa l'ipotesi è diverso da 0. Cioè z0 è un polo coordinato d'accordo? Ragazzi, il terzo caso seguono i primi due per esclusione. Grazie, 5 minuti di intervallo. Poi andiamo.